Anna, dai, smetti di giocare. Allora, io voglio una bevanda al gusto di Coca-Cola. Faccela, sì. Oh, cosa? Gelatina, come si fa? Ah, io ho già un'idea dove cominciare. Per cominciare, ovviamente, devo prendere la Coca-Cola. Ok, e no, sì, vabbè, quasi, vabbè. Vabbè, meglio così. Jill, è meglio che ti pulisce. È una cosa incivile. Grazie, nonna. Prima devo liberare un po' la bottiglia di Coca-Cola. Lo farò nel modo più, sì, educato possibile. E ora, il ruzzino. Sì, tipico. Ma cosa fai? Ma cosa? Ma sei maleducata! Ok, bisogna aggiungere un po' di... sì, di caramella alla Coca-Cola. E poi verso lo sciroppo di mais nella stessa bottiglia. Questo si trasformerà la bevanda in una Coca-Cola gelatinosa. Non resta che dare una scossa. Mamma, scusa, non volevo. Ecco, così. Ancora? Ma cosa? Ops. Credo che lo sciroppo di mais è troppo appiccicoso. Ma come faccio a togliere la mano? Altrimenti come farà Vicky ad assaggiare il mio capolavoro? Forza! Ancora! Ha funzionato. Bene, la mia gelatina è quasi pronta. Non resta che raffreddarla così. Bene, e sarà ancora più gelatinosa e più gustosa. Ecco, fatto! Oh, è troppo complicato. La gelatina migliore è quella fatta con il miele. Che può essere messo sul ghiaccio. Non è un'idea geniale? Sì, è una vera schifezza. Vi mostro io come si fa una vera gelatina. Per prima cosa si versa la Coca-Cola. Sì, così. In una padella. Dopodiché metterò, sì, degli orsi di gommoso nel gusto della Coca-Cola. Si scioglieranno. E sì, sarà così buono. Il mio capolavoro è l'ingrediente segreto. Darà alla gelatina un bagliore brillantinoso. E ora facciamo bollire il composto. Sì, eccolo. Lo mescoliamo. E quando la gelatina sarà pronta, la versiamo così nella bottiglia. Benissimo. Ecco, quasi fatto. E adesso il passo finale è quello di... Bene, okay. Raffreddare la gelatina. Nessuno è in grado di farlo così bene, solamente l'azoto liquido. Bisogna versarlo così nella bottiglia, spera qualche secondo. Bambini, fate attenzione, non avvicinatevi all'azoto senza un adulto. Ok, fatto. Vicky, è il momento di scegliere il vincitore di stasera. Ah, non so, nemmeno dove cominciare. Tutto è molto appiccicoso. Credo che per prima cosa mangerò quello della nonna. Sì, okay. Assomiglia troppo al miele. Vabbè, vediamo cosa ha preparato Chef Annie. È bellissimo! È così luccico! Vabbè, rimando solamente Jill. Proviamo? Sì, è davvero buono! Credo che nessuno abbia più domande da fare. Jill, tu vinci! Sì, ce l'aveva fatta! Sì, che bello! Che diavolo è questo? Questo è quello che vi servirà per fare i muffin. Ecco! Oh, va bene! I waffle, ma come si fanno? I waffle sono la mia specialità e so meglio di chiunque altro che tipo di waffle piacciono alla mia nipotina. Per prima cosa bisogna impastare la pastella. E tutto come si fa? Vabbè, farina, uovo, burro. E vabbè, ovviamente lo zucchero e il latte. Il latte, tra l'altro, è delizioso. Ok, bene. Oh sì, così lo aggiungiamo per bene. L'impasto è quasi pronto. Che ne dici della velocità, chef? Non è impressionante. La mia macchina è più veloce con questo. E come? Devo fare... sì, devo andare avanti. Devo fare i miglior waffle del mondo. Sì, Jill, mi dispiace, ma sarò più veloce con due. Così. Ho i miei dubbi. Ecco, io ho già finito. Non resta che dividere l'impasto. Così, bene. E devo metterlo nelle diverse ciotole e poi aggiungere, sì, dei coloranti diversi. Proprio così, bene. E adesso posso preparare i waffle. Con l'impasto colorato posso fare i waffle colorati. Guardate come sono belli. Sì, sono troppo brava. E io assaggio. Buono. Sì.
che bontà! Mi piacciono troppo! Allora, pensi ancora di poter tenere testa alla grande chef Annie? Non credo proprio. Il mio waffle arcobaleno è pronto. Ora devo servirlo in un modo speciale. Perché non farlo su un piatto nero? E aggiungo della panna montata, così assomiglierà ad una nuvola. E poi degli zuccherini colorati, ci stanno sempre bene. E allora li aggiungo. Così il mio piatto sarà ancora più bello. Proprio così, bellissimo. So che la mia nipotina adora i miei waffle e adesso sono pronti, sì. Devo aggiungere comunque il gelato ai frutti di bosco e ovviamente i frutti di bosco. Non c'è niente di meglio in una giornata estiva, ci sono come questa e anche un po' di sciroppo d'acero non guasterebbe. Sì, ma cosa? Adesso li farò. Sembra che è finito. Va bene. Avrò qualcosa nello zaino. No? Non sapevo che avessi un coniglietto qua. Vabbè, vai tesoro. Vabbè. Sì, i nudolini. Questi nudolini istantanei li userò per fare i waffle. Guardate, è davvero una cosa molto interessante. E deliziosa. Non vorrei mangiarlo di certo. Vabbè, chiediamo al Vicky. Bene, bene. Ma cos'è questo? Non ne ho mai visto una prima. Spero che il sapore sia altrettanto buono. Vediamo. Non ho mai assaggiato niente di peggio in vita mia. Ah, la nonna invece ha fatto sì, i waffle proprio come piacciono a me. Oh, che bello! Sì, troppo buono! Ok, grazie, nonna! Questo è troppo buono! Wow! Chef Annie ha fatto una vera opera d'arte in altro molto buono! Brava! Ma credo comunque che questa volta nessuno sia all'altezza dei waffle della nonna! Li adoro da quando ero bambina! Congratulazioni per la vittoria, nonna! E vai, ho vinto! Cosa c'è questa volta? Io voglio le ciambelle! Spero che mi farete felice, certo! E li farò deliziose! Così! Cosa? Buono, sì, sono d'accordo, non te l'ho così buono. Ah, cosa, abbiamo già iniziato? Mi dispiace, sono stata distratta dalla... Sì, dalla Nutella, ma non importa. Sono pronta a cucinare. Ma prima cosa devo prendere una confezione d'oro e schiacciare i biscotti così per ottenere tante briciole. Ecco fatto. E adesso queste briciole devono essere mescolate con la Nutella. E adesso la mia parte preferita. Ok, devo assaggiare il contenuto. Buonissimo. Non resta che versare il composto di cioccolato e fare le ciambelle. Così. Oh, dov'è? Oh. Ecco l'impasto per le ciambelle, grazie chef. Adesso lo verso nello stampo. Ok, così. E poi devo aspettare un po'. Sì, ma lei è così lenta. Ecco le mie mini ciambelle, guardate come sono belle. E adesso devo tagliarle a metà. E così. E poi devo aggiungere del sciroppo all'interno. Ecco qua. Bene, bene. Ho quasi... Sì, finito. E adesso devo aggiungere, sì, il marshmallow liquido per decorare le ciambelle. Per farlo devo metterlo comunque qui nella sacca pasticcera e spremerlo così sulle ciambelle. Bene. E adesso sono molto buone e anche belle. L'ultimo tocco, non resta che aggiungere delle zuccherine. Senza di loro non sono ciambelle. Guardate quanto veloci che sono. Ok, potete essere invidiose. E vabbè, perché le mie ciambelle sono quasi pronte. Devo solo cospargerle di zucchero a velo. Così. Jill, scusami. Va bene, capisco tutto. E ora è tutto pronto. Queste ciambelle mi fanno venire voglia di assaggiarle. Anche io voglio assaggiarle, ma... Sono per Wiki. Sì, per la mia sorellina. Oh, no, cosa, ma cosa stai facendo? Guarda, fatele sulla bene così, cioccolatose. E vabbè, ok,
guarda che carine che sono. E poi aggiungo della Nutella sopra. So che a Vicky piacerà tantissimo. Così. Bene, assaggia. La Stefania, le ciambelle molto belle. Voglio assaggiarle. Sì, buone. Ok, queste non sono bellissime, però sono altrettanto buone. Ok, questa della nonna? Buona. Ma mi spiace di più. Jill, spero che le tue ciambelle mi sorprendano. Ok, sì, sono buone. Ma comunque non so che scegliere. Ok, sì, Chef Annie, congruenza. Vediamo cosa aspetta i nostri concorrenti. Cos'è? Una limonata? Che bello! La nonna vuole prepararlo. Ok, comincia a tagliare i limoni. Bene, così. E le mette in un grande bicchiere un po' dello zucchero. Fai attenzione, nonna. Ma cosa ha fatto a questi limoni? Attenta, attenta. Aggiungiamo dell'acqua frizzante. Bene, bene. Adesso mescoliamo un po' di zucchero e della menta. Ottimo lavoro, nonna. E adesso tocca allo chef. Adesso vi farò vedere come si fa una vera limonata. Con la mia ricetta originale. Taglio per bene i cetrioli. Così, le metto in bicchiere col ghiaccio. Che profumino. Aggiungo del tè verde. E poi taglio anche il lime. Così, uno qua e uno per la decorazione. E il cetriolo. E poi la menta. Così, bene. Ottimo. Che bello che è. Ho esagerato. Aspettate un po'. Ma questa è una bellissima idea. Aggiungo dell'acqua frizzante qui. Così, sì, le fragole e poi lo zucchero. Più dolce è, meglio è. Poi mescoliamo tutto quanto e aggiungiamo tutto quanto nell'acqua frizzante. Mescoliamo di nuovo, sì, lo sciroppo alle fragole. Sarà ancora più dolce e ancora più buono. Decoriamo così la limonata, così. Ottimo lavoro, Jen. Guardate cosa ha fatto. Piacerà a Mary, di sicuro. Forse le piacerà di pure la ricetta della nonna. Forse quello dello chef. Adesso vediamo. Dai, prova. Adesso prova quello dello chef. Non le è piaciuto per niente. Incredibile. Andiamo avanti. Sì, la moda della nota. Sì, non male. È rimasto quello della sorella. Forse piacerà di più alla sorella. Sì. Sì, abbiamo il vincitore. E questa è Jen. Bravissima. Quante cose da mangiare. Cosa, il pesce? Adesso vedremo chi è più bravo a preparare il pesce. Sì, la nonna vuole partire. Prende il pezzo del pesce e lo metto così, spadella. Vabbè, prova a ripetere quello che ha fatto la nonna. Sì, non male. Ok, gioco un po'. Ok, devo girare il pesce. Così, un po' di sale. Bene, ottimo. Sì, ma nessuno sa cucinare qui. E adesso vi farò vedere come si fa. Ok, mi serve un po' d'arancia, un po' delle spezie, sì, e l'olio. Metto là il pesce. E sì, e preparo. Mi serviranno pure i broccoli. Bene, bene, mettiamo tutto quanto qui nel mix. Un po' sugo d'arancia. Devo mischiare tutto quanto. Non avete mai provato una cosa del genere. E il nostro pesce è pronto. Lo metto sul piatto. E adesso sì, devo farlo per bene. E io nel mio ristorante io lo servo così, con la salsa. Ok, un po' dell'erba. Ma cosa hai fatto? Vuoi fare un genio? Ma stai attenta. Guardate cosa è successo col tuo pezzo. Non è rimasto il tempo. Deve servire così. Non è un granché. Però il pesce della nonna è più bello. Sì. Sì. Piacerà a tutti. Vediamo se piacerà a Mary. Sì. Non è piaciuto il piatto di Jane. Sì, il piatto della nonna è buono, ma... ma non hai provato quello dello chef? Sì, non
è piaciuto a Mary. No, mi perdoni, chef, però è piaciuto di più il piatto della donna. Ok, il terzo turno. Chi è più bravo a preparare? Sì, un muffin. Sì, la nonna sa preparare per bene. Ah, sì, guardate. Ah, sì, bravissima. Ecco, la nonna ha aggiunto tutti gli ingredienti. Adesso deve mischiare tutto quanto per bene. Ovviamente sì, servono gli stampi. Sono così belle. Mettiamo là l'impasto. Ok, devo mettere dentro il forno. Ah, bel lavoro, nonna. Ah, dobbiamo aspettare un po'. Vediamo cosa sta facendo lo chef. Il suo impasto è quasi pronto. Adesso devo mettere così i lamponi. Poi mischiare l'impasto. Vediamo cosa deve fare lo chef. Ok, mettiamo tutto quanto qui dentro. Mettiamo dentro. Ottimo. Io cosa ho fatto? Ma è noioso. Io so cosa fare. Ma così è geniale. Ma riuscirò a fare un muffin così velocemente? E sarà così bello. Fatto. Andiamo. Adesso vedremo se funziona. Ok, mettiamo del cacao, dello sciroppo al cioccolato, mescoliamo tutto quanto e quello che lo teniamo mettiamo dentro il bicchiere. Non serve il forno, devo trovare qualcos'altro, sì, il forno microonde, mettiamo il bicchiere dentro. Dobbiamo solo aspettare. Sì, è pronto nonna? Che bello! Che profumino! Le mettiamo così, sbiato e un po' dello zucchero. Anche quello dello chef è pronto. Lo tiriamo fuori e ovviamente la panna. Ah, quanta panna! Bravissimo, un ottimo lavoro. È pronto! Spero che piace, che profumino! Dovrà piacere a Mary, sicuramente. Sì, la nonna farà la scelta giusta. No, il mio è migliore. Sì, ma... proviamo? Così così. No. Qua cosa c'è? Non male. Ma non granché. Wow! Che grande che è! Voglio provarlo. Che buono che è! Sì, questo è il migliore. Sì, lo chef vince! Quanto cibo! Ma cosa prepariamo stavolta? Una zuppa! Qual è la vostra zuppa preferita? Scrivete nei commenti e forse nel prossimo video i nostri eroi lo faranno! Sì, guardate! C'ha così tanti ingredienti! Vabbè, zuppa devono essere preparate solamente con l'acqua e sì, poi della panna! Dell'olio, del burro, delle spezie, del sale. Attenta. Oddio, troppi ingredienti. Anche i gamberi. Che bello. Jen, ma cosa? Dai su, stai attenta e prepara. La nonna ha tagliato tutte le verdure. Ci aspetta, sì, una zuppa con i funghi. Penso che nonna li abbia raccolti da sola. Aggiungiamo la panna e sì, mescoliamo tutto quanto, è ottimo. Che bella che è questa zuppa. Però non mi sono ricordata di nulla. Vabbè, questo poi, no, forse questo. Non male, però no. Sì, il formaggio. Ok, lo mettiamo dentro. Adesso mescoliamo. Mescoliamo per bene. Beh, non è difficile preparare la zuppa, E adesso mettiamo la carota dentro. Benissimo. Che bella che è questa cosa. Andiamo. Sì. E adesso posso servire. Questa zuppa è ottima. Questa è la mia ricetta originale. Ti piace, nonna? Ma cosa sono loro, Vabbè, così. Voilà. Vediamo.
La zuppa di chi piacerà di più a Mary? Vabbè, la zuppa insolita, beh, questa è bella. Ma questa zuppa dello chef non è male. Deve scegliere Mary. Ok. Vabbè, vado da qui. Ah, cosa? Un odore strano. Beh, ma cosa sono i funghi? Io odio i funghi. Questa? Cosa c'è qua? Vabbè, interessante. No. No, non è buono. E adesso la terza zuppa. Vabbè, ma assomigliano schifezze. Oh, incredibile! È la migliore zuppa che abbiamo mai mangiato. C'è anche congratulazioni. Ma che vettore incredibile. Preparatemi. Sì, la gelatina e la bottiglia. Okay. Oh, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Va bene. Vediamo cosa ho. La Coca-Cola è proprio quella che mi serve. Oh, guardate cosa posso fare. Bello. Io adoro la Coca-Cola. E senza le mani? Che bella. Ah, che buona. No, aiuto. Non mi sento bene. Oh, che puzza, che schifo. Non me l'aspettavo. Ok, devo mettere gli Skittles. Penso che piacerà la piccolina. Che bella. E io anche lascerò pedacera. Lo aggiungo. È più dolce, meglio è. Ok, chiudo il coperchio. E devo scuoterlo per bene. Così. Oh? No, si è incollata. Oh, che schifo. Aiuto. Su, apriti. Ancora un po'. Tutto a posto, piccolina? Sì. Cosa lascerò? Poi si è arrivato alle mie unghie. Però adesso si apre la bottiglia. Sì. Peccato per la manicure. Non fa nulla. L'importante è dare da mangiare alla piccolina. E poi sì, metto del ghiaccio. Vediamo. Sì, è fatta. Nonna, ti sei addormentata. Adesso c'è una sfida qui. Bello, vero? Vabbè, no, è troppo. Ok, devo prendere il miele. Sì, la marmellata. Vabbè, sì, prendo la prendo il miele. Oh, sì, ci gioco troppo. Allora, devo congelare questo miele. Solamente miele? E questo vuol dire la bambina? Vediamo cosa farà lei. Io prendo la Coca-Cola come lei voleva. Anche lo chef sa fare i trucchi. E poi verso qui nella padella. E aggiungo le erbe a riso. E affinché ci sia la gelatina. Ecco, io la prendo perché ce l'ho. E adesso non resta che mescolare tutto quanto. E versarlo qui nella bottiglia. Sì, così è più facile da fare. Ecco, la gelatina è quasi pronta. Guardate com'è, mi piace. Sì, la bottiglia è piena, possiamo congelarla. Sì, ecco, questa è la mia invenzione. Ecco, guardate, un attimo, la gelatina è pronta. Sì, che bello. Bravo, chef. È facile. È ottimo, sì. Sono d'accordo che è ottimo. Dai su il suo miele. Sì, grazie che me l'hai ricordata. Oh, è pronto. Ah, le mie mani. Oh, che freddo, cosa devo fare? Oh, non sono più le mani. Adesso devo scaldarle. Ecco, ce l'ho fatta. Così è meglio. Ok, Rana non sta bene. Dai su, prendi. Tre. Che bello, non so dove piaci. Sì, ma questo sei carino, dai, parto da qui. Cosa mi ha portato? Adesso vediamo. Ecco, c'è la gelatina con il miele, che bello. Deve essere buona, è dolce. Non male. Sì, va bene. Wow, la mia Coca-Cola preferita. E cosa c'è lì dentro? Vediamo. Che bello. Cosa? È difficile da spremere, però bello. Vediamo. Buona, mi piace. Sì, è molto buona. Grazie, chef. Cosa abbiamo qui? Ok. Sì. Ok. Ah, che bello che è adesso. Sì, è troppo bello. Sì, buono. Awesome. Questa è la gelatina migliore che abbiamo mai mangiato. Sì, ha vinto la sorellina. Ma come? Sì, che bello, ha vinto. Brava, nipotina.
Allora, per la prima cosa voglio i waffle. Ah, che bella scelta. Cosa? Sì, va bene. Cosa? Io non so prepararli. Vabbè, ce la farò. Ok, per fare l'impasto deve mettere la farina, le uova e poi il burro, ovviamente. E poi aggiungo dello zucchero e poi il latte. Dov'è il mestolo? Adesso la nonna farà il tutto. Ok, devo mescolare tutto quanto e nessuno potrà vincere. Ah, sì, nonna. Hai visto che brava che sono? Sì, brava, nonna. Questa vecchietta. Vabbè, può fare tutto quanto con il mixer. Questo è più facile da fare, dai, un po' di fantasia. Ok, io ho un'idea brillante. E penso che ai piccolini piacerà. Farò, sì, i waffle colorati. Sì? E questo sarà verde, rosso, arancione? Vabbè, comunque non riuscirete a far nulla. Adesso lo vedremo. What? Ma perché hai fatto questa? Ok, posso aggiungere la Nutella e sono certa che vincerò. Hey! Vabbè, la nonna e lo chef non capiscono proprio nulla. E poi la Nutella piace a tutti. E finché iniziano ho già preparato tutto. È caldo ed è così buono. La vorrei mangiare. Non posso trattenermi. Bello! Sono geniale. È molto molto buono. E la piccolina non si può far così. Ma sì, non fa nulla. Adesso ne faccio altri. Guarda, non mangiarli. Meno male che la nonna c'ha tutto sotto controllo. Che profumina. Sono certa che vincerò. No. Il mio waffle è più bello. Vedete? Nessuno vincerà contro la nonna, mai e poi mai. Non sperate neanche. Questi waffle sono così buoni. Scusa, piccolina, però non posso fermarmi. Vabbè, abbiamo una sfida. Io niente, vabbè, dai, su, ne farò altri. Vedete? Dov'è l'impasto? Cosa? È finita! Ma come? Ma cosa farò adesso? Lo so! Io ho i nodolini. Farò i nodolini waffle. Però devo mettere l'acqua calda e aspettare. E sarà fatta. Subito. E poi il resto farà la gofiera. Ehi! Sì, così. E prepariamo. Io finisco quello che è rimasto. Ma quanto puoi mangiare? Che fame. Ok, il mio waffle perfetto è pronto. Sì, è bello. Ok, devo tagliare. Sì. Ok, e le nuvole così le faccio con la panna montata. E poi le decoro con gli zuccherini. E vai che vincerò. Sì, è molto bello. Ok, c'è un altro segreto. È il gelato Baskin Robbins. Sì, che bello. Piacerà alle piccoline, sono certa. Che bello. È molto buono. Ok, fa bene alla salute. La nonna è così brava. Anch'io. Vabbè, cosa devo inventarmi? Aggiungo, sì, la polverina quella del formaggio. Non ci può essere tanto formaggio. Devo aggiungere ancora un po'. Sì, no. Sei tutta sporca. Ma sì. Vabbè. Sono pulita. Ok. Ma sei maleducata. Vuoi provare? No, grazie. Siete pronte? I waffle di indolini. Vabbè, è strano. Non ho mai visto una cosa del genere. Cosa? Sì, è croccante. Ma non è buona. Non voglio mangiarla. Cosa? Ma no. Waffle arcobaleno. Sono così belle. Le provo? Non male. Sì. Ottimo. Wow. Waffle col gelato. Ottima combinazione. E poi la fragola. Sì. Yummy. Sì,
buono! Sì! È troppo buono! Io voglio mangiare tutto! Nonna, hai vinto! Congratulazioni! Sì! Allora, gli eroi hanno un compito di nutrire la bambina. E cosa vuole? Vuole delle patatine! Vabbè, è facile! Farò tutto! Sì, conosco la ricetta! Devo versare l'olio! Ne verso tanto! E sarà più buona! Così riuscirò a friggere tutto! Poi metto tutta la confezione, così! Nipote, cosa stai facendo? Oh no! No, adesso brucia! Devo spegnere l'incendio! Ma su YouTube era più facile! Hai quasi bruciato la cucina, tutti noi! Guarda e impara! Ne verso un po'! Ok, così metto le patatine! Ecco, ottimo! Adesso posso tirarle fuori! Oh, che belle che sono! E questa è per la mia nipotina! Devo aggiungere un po' di ketchup! Così le patatine e il ketchup sono ottime! Ah, questo lo so! Ecco, devi imparare da me! Ti farò vedere come si cucina! Ok, tolgo il grasso! E poi sì, avvolgo le patatine a pancetta e così! E sopra metto un po' di marmellata senza glutine! E decoro con il rosmarino! Così è un capolavoro culinario! So cosa fare! Io prendo il marshmallow e la banana di trolli perché assomiglia alle patatine e aggiungo dello sciroppo di fragole e sono delle patatine col ketchup perché a mia sorellina piace il dolce! Ecco, finalmente tutto è pronto! Sì, la piccola aspetta il cibo! Ok, il piatto della nonna ha attirato l'attenzione! Sì, sono delle patatine classiche col ketchup! Sembra davvero buone e le piace! Vediamo se le piacerà il piatto fatto al chef! Lo chef ha fatto una cosa insolita, però non è stata apprezzata! Vediamo com'è questo! Sì, assomiglia a delle patatine ketchup, ma sono sì dei marshmallow con la salsa di fragola! Immergi e mangia! Vabbè, devo scegliere il vincitore! Sì, è il piatto della nonna! E vai! La nonna è brava!